Buonasera, io sono Andrea Marcelli e vi seguirò nelle esercitazioni, in qualche lezione e mi vedrete anche in laboratorio. Tra l'altro, oggi pomeriggio ho anche caricato il testo del laboratorio di domani, quindi se volete già iniziare a dare un'occhiata potete. Ora, direi che se non avete domande su quanto fatto prima con Fulvio, possiamo andare avanti con i punti seguenti. In particolare mi sembra che dobbiamo iniziare con il punto numero 2, ossia stampare tutti i corsi in cui il voto è pari a 25. Quindi abbiamo detto che abbiamo una classe voto che definisce il voto, ossia abbiamo una stringa per l'esame. Dimmi. Ok. Una era questa, okay, adesso mi sentite meglio? Oh, no, per nulla. Ora mi sentite? Sì, ok. L'altra domanda era? Sì. Ok, va meglio ora? Ok. Allora, abbiamo detto che vogliamo stampare tutti i voti maggiori di 25. Possiamo implementarlo in due modi. O nella classe test libretto scorriamo la lista all'interno del libretto, prendiamo tutti i voti che hanno votazione maggiore di 25 e li stampiamo. Oppure creiamo un nuovo metodo in test libretto che mi stampa direttamente i voti maggiori di 25. E io personalmente propenderei per questa seconda soluzione, quindi creare un nuovo metodo. Quindi direi lib.stampa maggiore 25. La consegna era il cui voto è pari a 25, scusate, quindi 25, stampa 25. Quindi creo un nuovo metodo in libretto e questo metodo semplicemente mi stampa, itera su tutti i voti e cerca quelli che hanno votazione uguale a 25 e lo stampa. Quindi, come prima, facciamo un ciclo for voto v iterando su dis.voti. Se la votazione uguale a 25, quindi v.getVoto uguale a 25, come prima, system.out. .println di v del voto. Quindi molto semplicemente abbiamo implementato anche questo metodo. Quindi aggiungiamo una stampa per differenziare da quella di prima. Scriviamo voti uguali a 25. Ovviamente non ce ne sono, proviamo ad aggiungerne uno. Proviamo a rilanciare il programma e in questo caso ovviamente ci stampa il voto che è uguale a 25.
Quindi questo punto era molto semplice, semplicemente era un miglioramento della stampa di prima. Vorrei aggiungere però una... Vorrei sottolineare una cosa. Nella classe libretto abbiamo definito prima un metodo stampa. Qual è un metodo alternativo con cui avremmo potuto fare questa stampa? Qualcuno di voi lo sa? Avremmo potuto fare la stessa cosa ridefinendo il toString di libretto. Perché voi sapete che avremmo potuto direttamente fare un qualcosa del genere. Quindi al posto di lib.stampa avremmo potuto fare system.out.println di lib.toString. Facendo così, viene chiamato il metodo toString non di libretto, perché libretto non lo ridefinisce, viene chiamato il metodo toString di object, perché libretto è una classe che eredita da object. Perché vi ricordate che in Java tutto si basa sull'ereditarietà. Quindi tutti gli oggetti in Java ereditano da object. Se avessimo fatto così, quando poi andiamo a stampare, vediamo che ci stampa il libretto in questo formato, che è quello di default che viene definito in object, che si basa sul nome della classe più l'hashcode. Però noi possiamo ridefinirlo, quindi se siamo di nuovo in libretto, ridefiniamo il toString, semplicemente generate toString, quindi andando con il click destro del mouse, source, generate toString, e deselezioniamo, perché non vogliamo il toString di voti, e adesso come prima semplicemente possiamo copiare quello che avevamo fatto in stampa. Però al posto che stampare direttamente mi deve ritornare una stringa, perché il metodo toString richiede come valore di ritorno non un void ma una stringa. Quindi il metodo più semplice per ritornare una stringa e concatenare diverse stringhe è utilizzare un string builder. Quindi string builder sb uguale new string builder, e poi importiamo string builder. Come mai non funziona? Ah, builder. Ho dimenticato una D. Ok. Come funziona lo string builder? Lo string builder ha un metodo append, e quello che si fa è si aggiungono delle stringhe allo string builder, e poi alla fine si chiama il metodo toString del string builder, che ritorna una stringa. Qual è la differenza tra utilizzare lo string builder oppure semplicemente usare delle stringhe con il più uguale? La differenza è che le stringhe in Java sono un oggetto statico immutabile, quindi vuol dire che una volta creato non è possibile modificarlo. Quindi ogni volta che viene usato il più uguale su una stringa, in realtà ne viene creata una nuova. Quindi se concateniamo tanti oggetti e ogni volta creiamo una nuova stringa, in realtà stiamo creando un sacco di variabili che non ci interessano. È molto meglio utilizzare un oggetto apposta, come lo string builder, che permette di concatenare questi valori e alla fine restituirci la stringa. Quindi sb.append, append come parametro chiede una stringa, e semplicemente copiamo quello che prima passavamo a println. E poi nel ciclo for la stessa cosa, sb.append append v, perché carichiamo il valore di v. V in realtà significa v.toString,
ma il metodo toString viene, possiamo anche esplicitarlo, toString, semplicemente chiama il metodo toString che abbiamo ridefinito all'interno di vuoto, prima, e semplicemente adesso abbiamo creato questa nuova stringa. Dobbiamo anche aggiungere il ritorno a capo, quindi sb.append / n, in modo tale che così le stringhe vadano a capo, perché println, questo ln sta per new line, invece append non prende new line, non unisce il new line, e alla fine quello che dobbiamo ritornare è la stringa generata dallo string builder, semplicemente facendo il return di sb.toString. Quindi vediamo se tutto funziona. Come vedete, rieseguendo il programma otteniamo lo stesso output due volte. Questo solo per farvi vedere che ci sono diverse implementazioni possibili. Sono entrambe corrette. La differenza principale è che stampa il contenuto del libretto, invece toString, il metodo toString ritorna una stringa. Tra le due sceglierei la seconda, perché sfruttiamo il meccanismo dell'ereditarietà in Java, che è sempre utile perché torna sempre comodo in diverse occasioni. Ci sono domande? È tutto chiaro? Allora, punto successivo. Ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso. Questo è un classico esempio di ricerca lineare, perché abbiamo un array che è l'array dei voti all'interno del libretto. Noi dobbiamo iterare su questo array fino a quando non troviamo un match tra il nome del corso che passiamo al metodo e il nome del corso dell'oggetto su cui stiamo iterando. Quando troviamo questo match, semplicemente stampiamo il nome del corso. Quindi, se stampiamo il voto, scusate. Quindi, in test libretto, quello che faccio è creare un metodo che mi dia il voto a partire dal corso. Quindi, get voto, get mark from class, e gli diamo come parametro esempio TDP. Quindi creiamo questo nuovo metodo all'interno di libretto. Questo metodo ci deve restituire però una stringa o un intero, perché il mark in questo caso è un intero, ma possiamo anche dire che ci restituisca una stringa, in modo più generico. Quindi, come ho detto prima, semplicemente dobbiamo iterare sui voti fino a quando non troviamo un match tra il nome del corso e il nome del corso dell'oggetto su cui stiamo iterando. Quindi, come prima, for voto v in voti, dis.voti. Ricordatevi che la parola, la keyword dis serve per puntare all'oggetto corrente. Adesso faccio il controllo sulla string, sul nome. Quindi if v.get esame, perché get esame era la stringa. Se get esame è uguale a nome corso, return v.get voto. Ora, get voto è un intero. GetVoto è un intero, quindi per ritornare una stringa dobbiamo scrivere return
string.valueof v.getVuoto. Tutto chiaro? Notate qualcosa di strano? Se non lo trova, quindi se arriviamo al fondo del ciclo for, scriviamo return nome corso not found, non trovato. Quindi qua siamo nel main, proviamo a fare una stampa del vuoto. Quindi semplicemente facciamo una stampa di quello che ritorna questo metodo. E funziona. Qualcuno di voi sa perché ha funzionato? Quando si fa il confronto tra due stringhe, si utilizza l'uguale uguale? In Java qualcuno di voi lo sa? No, non si utilizza. Cosa si utilizza? Equals. Ok, questa è una delle rarissime eccezioni in cui l'uguale uguale funziona. Però nonostante questo, nonostante ci siano delle eccezioni, voi non dovete mai, mai, mai usare uguale uguale. Perché il confronto tra due oggetti in Java si fa sempre con equals. L'uguale uguale si utilizza soltanto sui tipi primitivi, quindi sugli interi, sui float, eccetera, sui double. Però non si utilizza mai tra due oggetti, comprese le stringhe. Perché se ad esempio io volessi aggiungere il controllo sul lowercase, perché adesso è che il controllo è case sensitive, quindi se scrivo TDP maiuscolo, TDP minuscolo, cambia. Perché se invece volessi cercare TDP, non mi trova più il corso. Ricordatevi che l'input dell'utente è sempre considerato untrusted, quindi bisogna sempre considerare che l'utente non sa come i dati possano essere salvati all'interno del database o della struttura dati, quindi bisogna sempre facilitare l'utente nella ricerca. Quindi all'interno del metodo getMarkFromCast modifichiamo e mettiamo se v.getExam.toLower.toLowerCase è uguale uguale a nome corso più toLowerCase, ritornami il valore. Se adesso lo eseguiamo, non lo trova più neanche nell'altro caso dove prima funzionava. Questo perché? Perché quel confronto con l'uguale uguale funziona veramente in pochissimi casi, è proprio raro che funzioni, e quindi segniamoci, lo commento, mai usare, ricordiamoci di non usare mai uguale uguale per il confronto. Magari potrà sembrarvi banale, ma all'esame c'è sempre qualcuno che lo fa. Quindi veramente, per favore, ricordatevi, mai usare uguale uguale, sempre equals. Quindi riscriviamo il codice nella versione corretta. Quindi qua ricordiamoci che era errore. Nella versione corretta dobbiamo mettere punto equals nome corso punto to lowercase. Il metodo equals in questo caso viene chiamato sulla classe string, dove è già stato ridefinito, perché altrimenti se voi create un oggetto custom e chiamate il metodo equals su questo oggetto non è ridefinito e quindi si utilizza l'equals definito in object,
E cosa fa l'equals definito in object? Fa la stessa cosa che fa uguale uguale, ossia controlla il riferimento di due oggetti, perché tutto in Java vive nell'heap. Che cos'è l'heap? È quella zona della memoria dove vengono allocati gli oggetti dinamicamente. Quindi sullo stack c'è soltanto il reference, c'è soltanto un indicativo di dove questo oggetto poi in realtà sta in memoria. Se noi chiamiamo equals così come definito in object, viene semplicemente fatto il confronto tra queste due reference così come sono definite sullo stack. E non vuol dire confrontare i due oggetti come vorremmo noi, perché noi attribuiamo una semantica al confronto degli oggetti. Ad esempio, nel caso di voto, la semantica potrebbe essere: dico che un voto è uguale a un altro se sono relativi allo stesso esame, oppure sono relativi allo stesso esame e hanno la stessa valutazione. E questa è la semantica che noi attribuiamo al voto. E come facciamo a esprimerla? Possiamo esprimerla perché possiamo ridefinire equals. Se non lo facciamo, viene utilizzato l'equals di object, e l'equals di object semplicemente confronta i riferimenti. Quindi proviamo a rieseguire il programma adesso che abbiamo fatto queste modifiche e vediamo che infatti funziona, perché viene stampato in entrambi i casi 25. Quindi rendiamo soltanto il tutto un pochino più leggibile. Ok, e così abbiamo fatto anche il terzo punto. Tutto chiaro fin qui? Se avete delle domande, fermatemi pure quando volete. Adesso, creare un nuovo oggetto vuoto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto. Stesso esame, la semantica che attribuiamo al confronto è stesso esame, stesso vuoto. Quindi, ricollegandoci al discorso che abbiamo fatto prima, come facciamo a implementare questa logica? Semplicemente in vuoto ridefiniamo il metodo equals. Il modo più semplice per ridefinirlo è clic con il destro, source, generate, hashcode and equals. In questa finestra ci viene chiesto: ma quali variabili vogliamo utilizzare per ridefinire hashcode e equals? Noi diciamo esame voto perché nelle richieste ci veniva proprio chiesto di utilizzare entrambi. Quindi, fortunatamente, Eclipse crea in automatico tutta la logica necessaria per implementare sia hashcode e equals, ma mi raccomando, cerchiamo anche di capire che cosa fanno questi due metodi. Lascerei un attimo da parte hashcode, che lo vedremo poi prossimamente. Equals semplicemente riceve un object come parametro. La prima cosa controlla se this, che sarebbe riferimento all'oggetto corrente, è uguale al riferimento dell'oggetto passato come parametro. Se i riferimenti sono uguali, quindi vuol dire che è proprio lo stesso oggetto e ritorna true. Se object è uguale a null, quindi vuol dire che non è definito, ritorna false. Il terzo if controlla che la classe sia la stessa, sia entrambi gli oggetti siano dello stesso tipo. Se così è, fa un cast dell'oggetto a vuoto, quindi li rende compatibili, e poi a questo punto inizia la semantica, ossia se l'esame è uguale, controlla se l'esame è uguale, e se l'esame è uguale, controlla se il voto è uguale. Quindi questi ultimi due if controllano appunto le variabili esame e voto. Quindi, come esempio, diceva provare a creare un nuovo oggetto e verificare se esiste già nel libretto. Quindi, adesso proviamo ad inserire un qualcosa che esiste già. Come esempio proviamo a inserire questo TDP 25.
che è l'ultimo esame che abbiamo inserito, l'ultimo voto che abbiamo inserito, però dobbiamo aggiungere anche la logica di controllo. Quindi nel metodo add mi chiedo, questo voto che sto per inserire esiste già? Il metodo più semplice per farlo è utilizzare un metodo delle liste, ossia if this.voti.contains v, cosa fa contains? Al suo interno contains itera sulla lista. In questo caso è un array list, quindi è una ricerca lineare, e controlla se i due oggetti, quello che passo, quello che passo come parametro e quello su cui sta iterando, sono identici. Quindi diciamo che se sono identici, semplicemente stampo un errore e ritorno, perché non voglio aggiungere un qualcosa che esiste già, non voglio inserire duplicati in questo caso. Quindi scrivo il voto esiste già, e poi ritorno. Vediamo se funziona. Sì. Quindi sto provando di inserire un voto che avevo già inserito prima. Però il metodo add questa volta ha un controllo in più, che controlla se l'oggetto che sto per inserire è contenuto nella lista vuoti. Se è già contenuto, ritorna. Se così non fosse, lo aggiunge. Fin qua tutto chiaro? Poi, punto 5. Creare un nuovo oggetto vuoto e verificare se esiste un conflitto con il libretto, ossia stesso esame ma voto diverso. Bene, allora, è un po' diverso rispetto a prima, perché prima controllavamo se esisteva lo stesso voto, quindi stesso esame e stessa votazione. Adesso dobbiamo solo controllare se esiste lo stesso esame, ma il voto è differente. E magari direi anche aggiornarlo. Questo non c'è scritto nel testo, ma lo possiamo fare. Quindi, non possiamo utilizzare il metodo equals di voto, perché se cambiamo la semantica del confronto non funziona più il punto che abbiamo fatto precedentemente. Perché se adesso diciamo non controllare più che sia lo stesso corso, lo stesso voto, controlla solo che sia lo stesso corso. Se facessi così andrebbe bene in questo caso qua, ma per il punto precedente non funzionerebbe più. Quindi devo implementare un controllo custom, devo implementarlo manualmente. Quindi faccio un ciclo, sempre il solito ciclo, voto v due punti this.voti, perché devo iterare su tutta la lista dei voti per vedere se c'è un match sul nome. Quindi se if v.voti getEsame.equals ah, scusate, ho usato la stessa variabile, non è corretto, è meglio utilizzare vuoto in questo caso, nel ciclo. Quindi se vuoto.getEsame equals v, che è l'oggetto che mi viene passato, punto get esame, quindi questo vuol dire che esiste un voto per lo stesso esame, stampo trovato lo stesso esame e aggiorno il voto. Quindi voto.set voto v.getVoto. E poi faccio return.
se non mettessi return sarebbe un errore, perché altrimenti inserirei un duplicato, cosa che invece voglio evitare. Quindi vado nella classe test libretto e provo ad inserire TDP, questa volta con 27. Un attimo, allora vediamo. Ci sono 1 voti, voto esame analisi 30, voti uguali. Allora, c'è qualcosa che ho sbagliato. Come mai non mi inserisce più quelli di prima? Allora, in add voto prima controllo se è contenuto. Se è contenuto esiste già e quindi ritorno. Se invece... sì. Allora, di sicuro è corretto metterlo nella parentesi sopra, però non sono sicuro che risolva l'errore. Sì, hai ragione. Però come mai risolve l'errore? Perché non mi aggiorna il voto. Ah sì, perché non ho commentato l'istruzione. Allora, sì, quindi facciamo chiarezza. Il metodo add... allora, nel metodo add prima controllo se la lista di voti contiene il voto che sto cercando di aggiungere, e se è così ritorno, perché non voglio aggiungere duplicati, altrimenti itero, e se si trova un match sull'esame allora aggiorno il voto. Infine, e poi ritorno, perché non voglio continuare sulla lista perché ho già trovato un match, come ha detto il vostro collega, non devo più andare avanti. In ultimo, se i due controlli di prima, se ho superato i due controlli di prima, aggiungo anche il voto, aggiungo il voto. Quindi alla fine proviamo a stampare lo stato del libretto. Quindi alla fine posso dire che ci sono 3 voti, che sono analisi con voto 30, chimica con voto 28 e TDP con voto 27, perché si è aggiornato. Ci sono domande? Ok. Il punto 6. Modificare il metodo libretto add in modo tale da evitare di inserire valutazioni duplicate. Stesso esame con stesso voto è in conflitto. In realtà il punto 6 l'abbiamo già fatto nel punto 4 e 5. Nel 7. Il punto 7, quindi. Creare un libretto migliorato in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto, e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di 2 punti. Tenere separati i due libretti e stamparli entrambi. Ok. Quindi, però sono tutti voti alti, quindi aggiungiamo un voto un po' più basso, altrimenti non funziona. Mettiamo fisica 18.
E per semplicità commentiamo questa parte così rimane più pulito il codice. Quindi abbiamo un libretto con 4 voti. Adesso vogliamo creare un nuovo libretto a partire da quello di partenza. Quindi libretto new lib uguale new libretto. Adesso come faccio a creare una nuova lista all'interno del nuovo libretto identica a quella che avevo prima? Una cosa molto semplice che posso fare è creare un nuovo costruttore che riceve come parametro una lista, che è quella di lib.get, diciamo get voti, però non è ancora definito get voti. Cosa fa questo metodo get voti? Mi restituisce una lista di voti definita all'interno di libretto. Quindi public list voto get voti return this.voti. Poi abbiamo detto che siccome ne devo creare un nuovo libretto a partire da questa lista, definisco un nuovo costruttore, perché ricordatevi che si possono definire costruttori multipli purché ci siano dei parametri diversi. Quindi public libretto list voto vuoti. Quindi la cosa più semplice che ci può venire in mente è fare this.voti uguale voti. Semplicemente copiamo la lista precedente, la lista del vecchio libretto nel nuovo libretto. E quindi quando noi andiamo a stampare il nuovo libretto, allora qua aggiungiamo un una stampa libretto, nuovo libretto, così da non confonderci. Vediamo che le due liste sono perfettamente identiche. I due libretti hanno lo stesso contenuto, gli stessi corsi. Adesso dobbiamo implementare un metodo che permetta di alzare un pochino questi voti. Quindi chiamiamo new lib alza voti. Quindi implementiamo in libretto un nuovo metodo alza voti. Che cosa fa? Semplicemente, come prima, un ciclo for. Perché cosa devo fare? Devo iterare sui voti, sempre la solita ricerca lineare, per ogni voto che è maggiore di 18 lo alzo di un punto, per ogni voto che è maggiore di 24 lo alzo di 2 punti. Quindi for voto v in this.voti if v.getVoto è maggiore di 18 facciamo così, e se è maggiore di 24, maggiore o uguale, di 24, v.setVoto di v.getVoto più 2, altrimenti
se v.getVoto è maggiore o uguale di 18, ma evidentemente è minore di 24, perché altrimenti sarei entrato nel primo if. v.setVoto di v.getVoto più 1 altrimenti non faccio nulla. Quindi abbiamo una funzione alzavoti che mi permette di alzare i voti. Innanzitutto vedo subito un problema. Se vi ricordate, nella funzione setVoto, mi sembra, all'interno della classe voto, avevamo messo un controllo che se il voto è maggiore di 30, il valore non è ammesso. Cambierei questo controllo perché se altrimenti abbiamo un voto di 30, se abbiamo 30 e aggiungiamo 2, andiamo a 32 e quindi poi ci dà errore nella funzione setVoto. Quindi metterei se il voto è minore di 18, cambierei questo controllo semplicemente in se il voto è minore di 18, allora il valore diventa non ammesso. Oppure in alternativa si potrebbe fare se il voto è maggiore di 34, il valore non è ammesso, così consideriamo 32 come il 30 elode. Quindi proviamo ad eseguire il programma, vediamo se funziona. Quindi tutti, quello che succede, vediamo un attimo, devo ristampare il nuovo libretto. Quello che succede è che ovviamente i valori aumentano di 2, quindi 30 diventa 32, 28 30, 25 27, 18 19. Però secondo me c'è un problemino, ossia che se vado a stampare il vecchio libretto vedremo qualcosa di diverso. Quindi stampo vecchio libretto, nuovo libretto, vecchio libretto, nuovo libretto, alzo i voti e poi ristampo di nuovo questi due. Quello che vedo è che entrambi sono modificati, entrambi i valori sono modificati, anche quelli del vecchio libretto. Questo perché è molto semplice. Chi me lo dice? Come mai entrambi i valori sono cambiati, non solo quello del nuovo libretto? Il motivo è qui. Lo sapete? Perché? Perché quando ho creato il nuovo libretto, ho detto questa lista del nuovo libretto è uguale a quella vecchia, ma scrivere uguale significa copiare il reference della vecchia lista in quella nuova. Quindi in realtà scrivere disvoti uguale voti significa che c'è questo oggetto lista in memoria, poi c'è una sua, c'è il suo indirizzo di memoria, quindi c'è l'oggetto lista in memoria con il suo indirizzo di memoria, e questo indirizzo di memoria è copiato in due variabili, che è la variabile voti all'interno dei due libretti. Quindi entrambi i libretti puntano allo stesso oggetto in memoria. Quindi non ho duplicato la lista, perché nelle richieste dell'esercizio c'era di duplicare la lista, si voleva che le modifiche di una in una lista fossero indipendenti da quelle dell'altra. Non ho fatto questo. Quindi questa istruzione è sbagliata. Chi mi dice come si può fare in modo corretto? Idee? Conoscete il concetto in Java della shallow copy o deep copy? Allora, in Java quando si copia un oggetto si può copiare in due modi, con la shallow copy o con la deep copy. Shallow copy significa copiare la reference in memoria, la reference che è quella variabile che contiene l'indirizzo di memoria dell'oggetto. Come in questo caso, questa qui era una shallow copy, semplicemente copio l'indirizzo. La deep copy invece copia tutto l'oggetto ma anche il suo contenuto e ne crea uno nuovo esatto che è l'esatta copia di quello originale, ma sono due oggetti distinti.
Quindi sono due oggetti distinti che si trovano in due porzioni diverse di memoria e le modifiche in uno non affliggono l'altro. Quindi, come faccio ad esempio a creare una nuova lista con tutti gli oggetti che ha l'altra? Quindi, diciamo, facciamo un primo passo. Voglio creare una nuova lista che abbia tutti gli oggetti che ha l'altra, ma le due liste devono essere distinte. Beh, se vi ricordate, l'oggetto lista ha un costruttore che prevede di ricevere come parametro un oggetto di tipo collection. Quindi io posso fare dis.voti uguale new array list e passare una collection. Una collection vuol dire, nel nostro caso, una lista, perché l'oggetto lista estende collection. Quindi posso scrivere dis.voti uguale new array list, specifico anche il tipo, vuoto, new array list di vuoti. Questa istruzione è differente da prima, perché adesso le due liste sono separate, ho due liste diverse in memoria. Però vedremo che questa non è ancora la soluzione corretta, perché se io eseguo il programma, vedo che ancora entrambe le liste, entrambi i libretti, hanno subito delle modifiche, mentre in realtà soltanto il secondo avrebbe dovuto subirle. Magari adesso mi dite anche il perché. Non abbiamo ancora risolto il problema. Quindi prima avevamo una lista in memoria e due puntatori alla stessa lista. Adesso abbiamo due liste e due puntatori. Però qual è il problema? Sono gli oggetti all'interno della lista. Tutto in Java è un oggetto, a parte i tipi primitivi. E questi oggetti non sono stati duplicati. La deep copy richiede che gerarchicamente tutti gli oggetti innestati vengano duplicati. Infatti la deep copy è uno dei concetti anche più difficili in Java da implementare, perché se abbiamo una gerarchia molto complessa e vogliamo fare una deep copy di un oggetto, dobbiamo scendere in questa gerarchia fino a quando non siamo sicuri di aver completamente copiato gli oggetti. Quindi questa seconda implementazione è sbagliata. Giusto per fare chiarezza, questa seconda implementazione avremmo potuto anche scriverla manualmente in questo modo. dis.voti uguale new array list vuoto. Quindi in questo modo creo semplicemente una lista. Adesso itero su tutti i voti della lista, quindi for voto v dis.voti. Scusate, for voto v voti, perché devo iterare sulla lista che mi è stata passata come parametro, non su quella dell'oggetto corrente, perché è vuota. dis.voti.add v. Scrivere queste istruzioni, o scrivere quella di prima, quindi questa seconda, quindi la seconda e la terza, il secondo e il terzo blocco di codice sono completamente equivalenti. Infatti, se io eseguo il codice, ho sempre lo stesso risultato in cui entrambe le liste sono state modificate. Perché di fatto quella riga, new array list voto voti, fa quello che il terzo blocco di istruzioni implementa, ossia itera sugli oggetti passati come parametro e li aggiunge uno a uno alla lista corrente. Prometto che questo è sbagliato. Quindi qual è l'implementazione corretta? È la seguente. È corretto creare una lista, una nuova lista, che vado a popolare con gli oggetti di tipo voto, però non sono gli stessi oggetti su cui itero, ma sono dei nuovi oggetti
identici che contengono gli stessi valori. Quindi dis.voto add new voto, a cui passo v.getesame v.getvoto. Quindi semplicemente vado a creare un nuovo voto a partire dalle informazioni che ho sui voti su cui itero. Infatti adesso, se seguo il programma, vedete che la seconda lista è cambiata, perché ad esempio il voto di analisi è 32, mentre nella prima era 30, ma invece la prima lista non è cambiata. Questo perché è successo? Perché gli oggetti sono proprio differenti adesso. Abbiamo due liste completamente separate e ogni lista punta degli oggetti voto duplicati, punta degli oggetti voto differenti. Però adesso fate attenzione, perché se modificate il voto di una lista, non modificate di un libretto, non modificate più il voto anche dell'altro libretto. Quindi non esiste una soluzione, questa non è sempre la soluzione da adottare, perché ad esempio molte volte vorremmo che le due liste puntino allo stesso oggetto. Magari abbiamo comunque due liste separate, perché possono contenere un numero diverso di oggetti, ma gli oggetti sono gli stessi. Quindi ogni problema, ogni caso d'uso, richiede una soluzione differente. E per implementare quella corretta è veramente necessario capire come l'ereditarietà di Java e come la differenza tra la shallow copy e la deep copy. Questo tra l'altro è particolarmente utile anche quando tratteremo l'argomento della ricorsione, perché nella ricorsione la stessa funzione viene chiamata più volte ed è importante modificare veramente le variabili che vogliamo modificare e non alterare quelle altre involontariamente. Quindi è veramente importante capire che cosa ogni istruzione permette di modificare, quali variabili realmente siamo in grado di modificare. Quindi, ultimo punto. Allora, creare un libretto migliorato, l'abbiamo fatto. Adesso, ordinamento. Stampare il libretto in ordine alfabetico di esame ed in ordine numerico decrescente di voto. Vi ricordate come si ordina una collection? L'avete fatto? Collection sort. Quindi, dopo aver alzato i voti, voglio ordinarli. Quindi collections.sort di new lib, ad esempio, del nuovo libretto. Cosa è necessario fare se vogliamo utilizzare il metodo sort? Abbiamo due opzioni. Esatto, estendere, dobbiamo implementare nella classe libretto l'interfaccia comparable. Perché se implementiamo l'interfaccia comparable significa che dobbiamo implementare un metodo che è il metodo compareTo, che viene chiamato da collection.sort. Quindi se utilizziamo questa forma di collection.sort, dobbiamo andare a implementare il metodo. Se utilizziamo questa forma di collection.sort, in cui passiamo un solo parametro, che è solo la lista, scusate, che è solo la lista new lib, che è solo l'oggetto new lib, no, scusate, in realtà al collection.sort dobbiamo passare la lista, quindi new lib.get voti. Adesso adottiamo questa implementazione. In realtà sarebbe meglio avere un metodo che ordini la lista internamente al libretto, però adesso adottiamo questa soluzione qui. Quindi collection.sort new lib get voti. In realtà
però il comparator, l'interfaccia comparable, scusate, non va implementata in libretto, perché libretto non è l'oggetto su cui viene effettuato il confronto, cioè non dobbiamo ordinare dei libretti, dobbiamo ordinare dei voti. Quindi l'elemento su cui viene fatto il confronto è il voto, quindi è sul voto che dobbiamo implementare l'interfaccia comparable. Quindi eliminiamo il metodo compareTo e implementiamo in voto l'interfaccia comparable. L'interfaccia comparable in cui specifichiamo però anche il generics, quindi il tipo su cui viene fatto il confronto, diciamo che deve essere un voto. E questo ci semplifica l'implementazione del metodo compareTo. Ora, diciamo che inizialmente vogliamo fare il confronto soltanto, vogliamo ordinare soltanto sul nome, per semplificare le cose. Il metodo più semplice per farlo è return di this punto get esame oppure this.esame punto compareTo, quindi chiamiamo il compareTo definito sulle stringhe in modo tale da riutilizzarlo, di v.get esame. Quindi diciamo che il confronto sul voto viene fatto sulla base di, della stringa esame. Quindi, se adesso andiamo collection.sort, ah, qui mancava una parentesi, ok, se adesso eseguiamo il codice, dobbiamo stampare ovviamente nuovamente il nuovo libretto, perché dobbiamo stamparlo dopo l'ordinamento. Vediamo che questa volta gli esami sono ordinati in ordine alfabetico. Qual è, prima di aggiungere il secondo controllo, quindi anche quello sul voto, qual è il secondo metodo con cui si può fare il sorting? Perché abbiamo detto che una possibilità è quella di implementare l'interfaccia comparable all'interno di voto. L'altra possibilità è quella di definire un comparator. Conoscete anche questa soluzione? Sì. Vabbè, comunque la riguardiamo, giusto per correttezza. Quindi collections.sort di newlib punto get voti, poi definiamo new comparator di voto, però non mi ricordo la sintassi, la copio. Allora, abbiamo detto che possiamo definire un nuovo comparator. Il comparator richiede però di implementare un metodo, che è il metodo compare, a cui vengono passati due oggetti, voto 1, voto o 1, voto o 2. E quello che posso fare è implementare un comparatore custom. Questo è utile perché alcune volte è utile quando voglio definire un ordinamento differente da quello usuale.
perché l'ordinamento usuale è quello che definisco nella classe che implementa il metodo comparable. Invece, se ad esempio in un caso particolare voglio ordinare la mia lista secondo un criterio differente, posso farlo senza andare a modificare il metodo comparable, senza andare a modificare la classe che implementa comparable, ma semplicemente modificando il metodo compare qui nel nuovo comparator. Ad esempio, in questo caso posso ordinare i voti, quindi in modo decrescente. Un metodo carino per farlo è o1.getVoto meno o2.getVoto. Stampo nuovamente il nuovo libretto. E questa volta ho ordinato in modo decrescente i voti. Se mettiamo assieme i due metodi compare, quindi copio questa porzione di codice nell'altro, ottengo un comparator che ordina sia in modo crescente sul alfabetico e in modo decrescente sui voti. Poi l'ultimo punto, cancellare dal libretto tutti i valori inferiori a 24, lo facciamo la prossima volta perché richiede un pochino di tempo per essere spiegato. Avete delle domande? Tutto è chiaro? Ok, allora ci vediamo, la lezione termina qui e ci vediamo domani in laboratorio.